sto registrando un video che magari con ogni probabilità non vedrete mai, perché non so se riuscirà a caricarlo meno prima del derby d'Italia, Inter-Juventus. Ma si è giocato un altro derby, il derby della capitale, Lazio-Roma. E chi lo vince? Ancora Maurizio Sarri, ancora i biancocelesti, fanno 2-2, non succedeva da 11 anni, da 11 anni. E sapete chi la decide? Maurizio Zaccagni. Maurizio, chiama Zaccagni. Zaccagni, proprio lui, Zaccagni ragazzi, un giocatore che, se ho capito bene, ha subito più palle in Serie A, un giocatore che ha inventivo, un giocatore che determina ragazzi miei. Sono contento per lui, sono molto contento per questo ragazzo, perché specialmente a livello nazionale se ne parla troppo poco, ha poca immagine, diciamo così, ha poca celebrità, eppure oggi buca d'angolo, la mette lì e decide il derby. Ovviamente l'altro episodio a indirizzare la gara è stata la doppia ammonizione di Bagnas, quella nel primo tempo, due ammonizioni sacrosante, c'è poco da aggiungere. Il derby già di per sé si preannunciava come una battaglia, no? Come una guerra, come una lotta, il clima era quello, no? Queste partite sono anche così, poi essendoci la Roma predisposta anche, no? A buttarla sui muscoli, però troppa leggerezza. Il San Siro qui si ama, il San Siro qui si riscalda, il San Siro qui si infiamma, e comunque con il vantaggio, con la superiorità numerica, poi è stato tutto più semplice. Però semplice o meno, la partita è stata bloccatissima e serrata. Stanno per entrare i giocatori, spero che riuscirete a sentirmi oltretutto. Mamma mia, si riscalda. E quindi incredibile, non è stato spettacolare, non è stato un derby pieno di occasioni, pieno di situazioni rocambolesche, se non appunto dopo il vantaggio, l'aver subito da palla in attivo il gol del pari da parte della Roma, che poi in realtà non si è concretizzato per fuorigioco. Però i derby sono così, i derby conta vincerli, e l'ha vinto la Lazio di Maurizio Sarri. Bravi biancocelesti, bravi, l'ho detto, per me arrivano avanti loro, e finora una delle poche volte in cui non sto sbagliando, bravi loro. Ovviamente dovuti fischi all'entrata dei bianconeri, doverosi visto che giochiamo in casa e ci dobbiamo far sentire. Chiudo l'argomento derby della capitale e apriamo quello ovviamente legato alla partita che si disputerà tra poco. Tante, io le chiamo sorprese, perché non mi aspettavo Lukaku, mi aspettavo Dzeko lì davanti, non mi aspettavo Brozovic, mi aspettavo Mikita. Dietro ovviamente forzata, no? La difesa composta per la prima volta da Acerbi, De Vrij e Darmian. Faccio il segno della croce, non per il livello di questi ragazzi, ma perché non avendoli mai testati, spero di non avere sorprese. Dall'altra parte, per me è incredibile non vedere Chiesa, visto che non c'è neanche Di Maria. Lo trovo una mossa strana, non so quanto meno forzata, ma va così. Volevo farvi salutare anche da Giambo, che ovviamente qui mi affiancherà. Giambo! Siamo carico? Belle cariche. Qual è l'ambiente, lo spirito in questo momento da parte del tifoso nerazzurro? Ci crede o te? Ci crede, anche perché in base alla formazione, diciamo, dovremmo spuntarla, però non è mai detto, Grazie, bisogna aspettare il 90esimo. Grazie Giambo. Ecco, proprio per, vedete, da un tifoso esterno subito si dà l'occhio sulla formazione, perché è una formazione che lascia degli interrogativi. Vedremo. Ragazzi, complimenti alla Lazio, bravi loro, ancora una volta lo ribadisco, brava la Lazio di Maurizio Sarri, che fa 2-2, e niente, in bocca al lupo a Inter e Juve, buon derby d'Italia, sperando che, ripeto, riuscirete a vederlo sto video. Un abbraccio.